But in Caserta, there is another pizzeria famous for his pizza, and actually is Salvatore Rionello from Pizzeria Lionello, the author of the pizza Diversamente Napoletana. Ciao Salvatore e grazie della tua ospitalità. Ci farebbe piacere conoscerti un po' più approfonditamente sul tuo percorso di vita professionale. Ci vuoi raccontare qualche dettaglio in più? Certo, io nasco nel 2012 come artigiano, ma solo per una sfortuna, dove dovetti sostituire mio padre dietro al banco e parte un po' questa avventura nell'arte bianca, no? E per cercare di far star più sereno a mio padre, che già combatteva la malattia in un letto, che stava combattendo tra la vita e la morte, io decisi di farlo con più responsabilità, cercando di acculturarmi su quello che stavo facendo e su quello che aveva fatto precedentemente mio padre. Da lì nasce un po' diciamo questa curiosità nel vedere tante tipologie diverse di pizza, e parlo di tipologie di pizza proprio per una pizza napoletana, quella romana, pugliese, e incominciai un attimo a studiare ogni regione la sua pizza. Da lì nasce un po' la Diversamente Napoletana, che non era altro che un impasto di pizza in teglia che faceva mio padre, e siccome io all'epoca facevo il muratore, sapevo anche fare i forni a legna e lavoravamo poco, facendo 10-12 pizze al giorno, decisi di fare il forno a legna. E quando portai il mio impasto di pizza in teglia, bastando solo l'idratazione e facendo una classica pizza rotonda di 32 cm di diametro, quando uscì dal forno uscì un cornicione abbastanza pronunciato, dove mio fratello mi disse: guarda Salvatore, ma questa non è una pizza napoletana. Io lo guardai e dissi: infatti la nostra sarà una Diversamente Napoletana. Secondo te quali sono le caratteristiche oppure le tecniche che rispetto a una pizza tradizionale ritroviamo nella pizza contemporanea che la esaltano sotto una nuova luce? Guarda, io questo è un tipo di paragone che non lo faccio neanche, perché io rispetto tantissimo la tradizionale, perché credo che grazie a chi oggi ha i capelli bianchi c'è stata l'evoluzione da parte nostra dei giovani. Prendi la grande pizza di Michele a Napoli, di Gino Sorbillo, di Di Matteo, pizze storiche a ruota di carro, ma fatte in un certo modo, sono anche molto meglio delle pizze di queste nuove generazioni. Io credo che dietro ad ogni impasto ci deve stare una tecnica ben precisa e una cultura, si deve sapere ciò che si fa. Allora lì ti posso garantire che il cornicione alto è molto scioglievole se si fa bene, ma se gli impasti si fanno giusto perché dobbiamo seguire una moda, io preferisco sempre mangiare le pizze della tradizione, non mangiare le pizze contemporanee, dai, diciamo così. Un'ultima domanda: quali sono le tue creature oppure le tue pizze che più ti identificano oppure che ci tieni più particolarmente? Diciamo che i quattro cavalli di battaglia sono pizze che ho creato nel mio inizio di questo meraviglioso percorso dell'arte bianca, ovvero la My Dad, che era una pizza che ho dedicato a mio padre, che era un piatto tipico suo domenicale, che mangiava affiancando comunque le melanzane alla salsiccia di Melino Nero Casertano. C'è la Ribelle, che è una pizza. Ricordo bene questa pizza, quella ha vinto un premio mondiale, sì. Ha vinto il mondiale del 2014. Poi c'è la Ribelle, che è una pietanza che faceva mia nonna con zucca e melanzane arrostite, che va tantissimo. Poi c'è la classica mortadella, che all'epoca eravamo veramente pochi di noi a farla, e che va tantissimo come pizza a modo mio. Poi, in base alla stagionalità, abbiamo la scomposta, che è una delle nostre pizze identificative, con le chips di melanzane, pomodorino confit, spuma di parmigiano e una vellutata di melanzana. So we would like to thank as well Salvatore Rionello for his story, professional as well private, and now we'll go to move as well to bake some pizza that he makes famous, so let's go as well to see. Allora, ecco la nostra Diversamente Napoletana, un impasto al 75% di idratazione, un impasto così idratato prevede anche
un forno un po' più moderato, non lavoriamo come pizzeria napoletana a 450 gradi di temperatura, ma lavoriamo sui 380, massimo 400, perché dobbiamo fare in modo, anche se cresce il cornicione, e che all'interno si asciughi alla perfezione, ma soprattutto abbiamo un prodotto un po' più croccante e scioglievole allo stesso tempo. Salvatore, il dolce rispetto alla tradizionale napoletana, per esempio molti adesso utilizzano la semola, come mai? Noi utilizziamo la semola, sempre ho utilizzato la semola da quando ho iniziato questo lavoro, a prescindere per l'arte trattazione la semola non si attacca come la farina, ma la cosa bella è che la semola, avendo una granometria un po' più spessa, dà anche quella parte rustica, soprattutto al morso, cioè nel palato dei clienti, che è molto più piacevole e che rispecchia un po' i sapori di una volta, che forse sono anche un po' dimenticati. Quindi si può dire che sono proprio un gioco anche di consistenza? Certamente. Stendiamo la pizza e andiamo ad inserire la nostra crema di melanzane. La nostra crema di melanzane non facciamo altro che bruciare la melanzana stessa all'interno del nostro forno a legna a 380-400 gradi, e facciamo in modo che con questa bruciatura si stacchi la pelle con la polpa stessa all'interno, e automaticamente questa bruciatura, grazie proprio a questa, al calore del forno, dà un, in certo senso una giusta affumicatura alla polpa stessa. Andiamo ad inserire il nostro fior di latte. E poi mio fratello al forno che deve cuocere la pizza. Mettiamo la pizza sulla pala, andiamo ad avere un diametro sempre di 32 cm, mettendo su tutti i quattro lati della pala, e andiamo a schiacciare un po' queste micro bollicine di gas carbonico. Che è dovuta proprio a una lavorazione non solo di 36 ore, ma di una giusta massa per un ingolfamento d'aria. Salvatore, ci puoi dare qualche nozione anche sulla cottura della pizza riguardo alla legna oppure alcuni dettagli? Quando si utilizzano dei prefermenti, come in questo caso abbiamo un 25% di prefermento solido e il 25% di prefermento liquido, abbiamo a che fare con un impasto che sì, cresce il cornicione, ma che ha una maculatura un po' più scura del dovuto e non prevede una fiamma troppo forte proprio sulla pizza, ma vuole più un suolo potente, che grazie al suolo riescono poi a lavorare bene i lieviti e a far crescere il cornicione in un giusto modo ed equilibrio, avendo comunque una struttura abbastanza ramificata. Ecco la nostra pizza. E qui abbiamo la parte croccante delle chips, tra uno spazio e l'altro andiamo ad inserire i nostri pomodorini semidry per dare anche la giusta nota acida, poi dolce e croccante. Andiamo ad inserire la nostra spuma di parmigiano stagionato 24 mesi. Poi abbiamo il nostro basilico, rispecchia anche un po' i colori della nostra amata Italia, no? Il rosso dei pomodorini, il verde del basilico, il bianco del parmigiano. Ti spiego come è fatto questo basilico cristallizzato? Il basilico questo qui viene direttamente fritto e poi automaticamente asciugato nell'essiccatore. Vi presento la mia parmigiana scomposta. Yeah, the pizza is really great. So what I really love, you have like different consistency, like from aubergine, like from the crystallized basil. There is like parmesan mousse. So if you are in Ortonatella, so don't miss this pizza and try to come in Ortonatella and visit Salvatore Ionello. So you're welcome.
our journey to Italy finished here. Between Naples and Caserta, we discovered the real meaning of Napolitan pizza in all their shades, like pizza fritta, a portafoglio, traditional and modern. I really hope that you enjoyed this video and see you to the next episode. Ciao!